Intanto cambiano anche i primi risultati dalle altre piste. Porta di Marmi, Grosseto sul 1-1 e Valdagno avanti 1-0 sul Lodi. Intanto attenzione, cappellino blu per prossima percentuale, bel 50%. Attenzione a Borregan contro Gomez. Borregan, finta di tiro. Borregan ha provato l'ace schiaccia alla meglio, risponde benissimo. Gomez al suo momento no. Sì, una punizione di prima, come attenzione, no, che ha recuperato un'ottima pallina Borregan, trattenuto Borregan! Alex Borregan torna a segnare il giocatore bianco. E Leo Pais che può far ripartire i suoi. Zordan. Irardello, attenzione Zordan! Era tutto solo, mamma mia che occasione del Montebel, che è il campione in carica della passata stagione, in quanto appunto ha vinto appunto l'edizione 2022. Attenzione, Pirardello, pallina che va fuori davvero. Però c'era Cosimo Mattugino tutto solo. Sì, c'era Mattugini che era partito, Pirardello che aveva subito fallo, l'arbitro ha dato questa punizione. Intanto Marquez ha una conclusione volante che non riesce a centrare lo Mattugino. Ecco dunque il rientro in pista di Alberto Peripolli che prende il posto di Cosimo Mattugini. Pirardello, attenzione che ha spazio, Borregan, pallina che rimane lì, non riesce, Renato Marquez, ma... Grandissima occasione, io addirittura pensavo che Pirardello puntasse al tiro e poi ha visto il corridoio giusto per Borregan. Intanto il pareggio del Viareggio con Romeo Danna, un tiro dalla destra deviato che infila Leo. Pirardello ancora per Regan. Per Peripolli, ancora il numero 6, Pirardello. Borregan, attenzione a Pirardello! Imbucato perfettamente da Borregan. Poi a infilare Gomez. Ancora in avanti Viareggio, Moiano prova tutto solo, e qui, eccolo lì, attenzione. L'aggancio di Leo Pais, cartellino blu per l'estremo, che avrà questa ghiotta opportunità di andare in avanti. Ipinasar contro Nardi, Ipinasar prova la rete, il numero 55 contro Brambilla, facendo che è tutto pronto. Si parte, Ipinasar contro Leo Pais, Ipinasar e stavolta riesce a dire di no Leo Pais, mantiene in vita i suoi. Tu Mattugini è andato a sfiorare il gol del pari, vedremo se ora questa punizione di prima parata con Marquez in area. Marquez è gol, bellato Marquez, no, non è gol, i patti lo dice Chelsea. Alla meglio Borregan che si lancia in avanti, attenzione perché c'è Mattugini che ha spazio, Mattugini non riesce ad andare via. Mamma mia che giocata in... Tanto lotta sulla sponda tra Borregan, vince questo contrasto, ora Marquez che punta Danna, Marquez alza e scaccia, entra in area di rigore, Ghirardello, il pari del capitano! Ferma tutto, una ottima difesa qui di Mattugini e Montebello che riparte, per i polli, la linea che rimane lì, Borregan, qui cade in rigore, l'arbitro Bambilla. Per i polli alla contusione, 0 secondi, finisce con forse il risultato più giusto, 2-2 tra TR Chimica Montebello e CGC Viareggio.